L'Empoli cala il poker con la quarta vittoria di fila contro una Provercelli in salute, ma ancora troppo fragile in difesa. Sarri schiera un 4-3-1-2 con Saponara dietro il tandem Tavano-Maccarone. Gli ospiti rispondono con Tiriboche e Iemmello, supportati da Scavone. Match che si apre con l'Empoli subito pericoloso e Francesco Tavana a mettere i brividi a Valentini con un destro insidiosissimo dopo solo due minuti. L'Empoli vorrebbe indirizzare subito la gara sui binari giusti. Maccarone arriva prima sulla palla e prova ad anticipare Valentini. La sfera schizza sulla testa di Tavano, che però schiaccia debolmente tra le mani del portiere. Al tredicesimo già il vantaggio dei toscani con Lorenzo Tonelli alla seconda marcatura stagionale. Il difensore fiorentino interviene di prima intenzione con il destro, trafiggendo Valentini. Gol meritatissimo per quanto visto nei primi minuti di gioco. La Provercelli, subita la rete, sembra accusare l'impeto dell'Empoli e il primo tempo scorre via senza grossi sussulti. Passano 10 minuti nella ripresa e i piemontesi pareggiano con un incredibile gol di Massimiliano Scaglia. Il tiro al volo del centrocampista si infila nell'angolino con Valentini, che può solo guardare la perfetta traiettoria. Gol fantastico che rilancia improvvisamente la Provercelli. La festa degli uomini di Camolese dura 7 minuti perché Maccarone approfitta dello svarione della difesa ospite per riportare l'Empoli avanti. Il bomber ex Sampdoria a tu per tu con Valentini non perdona e sigla il suo quarto gol stagionale. La Provercelli per tutta la ripresa non riesce ad essere pericolosa fino all'ultimo minuto di recupero, quando Bassi salva il risultato su Caridi a tempo ormai scaduto. Una parata che vale 3 punti e soprattutto la capacità di trovare la continuità giusta per staccare la zona retrocessione, cosa che non è riuscita alla Provercelli.